abbiamo cercato di realizzare una rete dei musei, questo è il quarto museo che noi oggi inauguriamo, una rete dei musei dove la tecnologia è l'elemento più importante, quindi dei musei che sono in linea con quelle che sono oggi le attività dei nostri ragazzi e dei nostri giovani, e devo dire in linea anche con quello che è il pensiero del ministro Cingolani, che sulla tecnologia, sulla digitalizzazione ne ha fatto una grande sfida e giustamente la sta portando avanti. E oggi siamo orgogliosi e contenti di avere il capo di gabinetto del nostro Ministero della Transizione Ecologica che sta qui con noi, il dottor Roberto Cerreto, che è venuto ad inaugurare uno dei nostri musei, ci ha riempito di orgoglio, perché ovviamente quando ci sono i rappresentanti del nostro Ministero e figure autorevoli come quella del dottor Cerreto, certamente noi siamo più contenti, ma ci sentiamo anche più stimolati a fare bene, più stimolati a cercare di realizzare tante cose virtuose e quindi continuare quel lavoro straordinario che in questi 5 anni abbiamo fatto, che in questi 5 anni con impegno, passione e amore per il territorio abbiamo portato avanti. Sì, è una cosa che colpisce entrando tutte le accortezze, insomma tutte le tecnologie anche tradizionali e innovative che sono state utilizzate per rendere questo straordinario museo fruibile a chiunque, ed è anche questo è un aspetto che ci rende orgogliosi di come la comunità del parco, il presidente, il direttore hanno lavorato e stanno lavorando in questi anni, insomma. E ovviamente per il Ministero, insomma, è importante che tutti i parchi, insomma, vengano amministrati bene e vengano valorizzati e avvicinati a tutti i cittadini e ai giovani attraverso iniziative come queste.